Dunque, io lo presento brevemente, con molto piacere, ci siamo conosciuti di persona. Adesso insegna estetica Andrea Gatti all'Università di Ferrara e si occupa di filosofia inglese moderna. È vero, è particolarmente, vedo qui segnato questo filone, il platonismo, è vero, in Inghilterra, poi si è occupato di Shakespeare, è vero, mi pare di Chesterfield, insomma, di questi personaggi, è vero, che si appunto è studioso di estetica, quindi ha collegamenti con la cultura, è vero, filosofica. Va bene, con molto piacere ascolteremo la sua relazione che riguarda, scusi, mi faccia ritrovare, io non sono un grande presidente dunque lei fa la relazione su queste, sono quelle belle cose che si fa, i filosofi precettori del XVIII secolo europeo, educazione cosmopolita e illuminismo. Benissimo, ascoltiamo. Grazie, allora, professor. Il nostro professor Gatti. Allora, chiunque si accosti alla storia della cultura europea d'età moderna non tarda ad accorgersi che la questione dei maître philosophe, fra le più affascinanti del periodo, soffre in realtà di inadeguato rilievo nel dibattito critico contemporaneo, in Italia non meno che altrove, forse dovuto al contrarsi delle ricerche entro ambiti più prettamente monografici e relativi a singole figure di filosofi educatori. Abbiamo tempo, Succede sempre, questo è un classico dei miei inizi, diciamo, non c'è inizio di conferenza. Quindi, diciamo così, il contrarsi di queste ricerche in ambiti più prettamente monografici. Da qui il mio applauso per la scelta del tema ad opera degli organizzatori di questo convegno, il quale consente oggi di tornare a interrogarsi su evenienze storiche e schemi concettuali che a un'attenta analisi appaiono tutt'altro che acquisiti o definiti da criteri chiari e distinti. A inibire simile studio contribuisce anche il fatto che la disamina del rapporto fra teoria e pratica dell'educazione nei filosofi del XVIII secolo si presenta fin da subito bisognosa di un duplice ordine di competenze utili a muoversi fra scienze filosofiche e pedagogiche, non sempre possedute con pari sicurezza dagli storici delle idee. È un rischio, ne sono consapevole, al quale da studioso di filosofia mi espongo a mia volta. Essendo chiamato ad affrontare problemi di pratiche della formazione di fronte a un consesso di specialisti senza esserlo a mia volta, col rischio di ripetere il già detto, l'ovvio, addirittura l'incongruo. Perché la questione vede sì coinvolte figure di filosofi a me certo familiari, e non di meno il problema dal quale vorrei prendere le mosse emerge da un fatto immediatamente perspicuo, che la loro pratica rappresenta in diversi casi la negazione esemplare dei loro ideali educativi. L'ampiezza e la profondità del genio filosofico di Locke, Shaftesbury, Condillac o Berkeley non sembra essersi trasmesso con pari eccellenza alle menti dei giovani allievi a loro affidati. Fatto ancor più sorprendente, ove si consideri che molti di quei filosofi sono autori di meditati, fortunati trattati sulla formatio mentis dei giovani, e stupisce che la loro familiarità con la materia non sia bastata a difenderli dai rischi che essa comporta. Così la figura del filosofo precettore, inteso come guida intellettuale e spirituale capace di illuminare i pensieri e le azioni di discepoli ammessi alla sua familiarità costante, finisce per apparire in realtà un ibrido mitico come il minotauro, l'ircocervo o l'ippogrifo, con la differenza che queste creature fantastiche accendono la nostra immaginazione, mentre i filosofi precettori la spengono delusa per il povero esito della loro azione. Scopo di questa relazione è dunque non tanto procedere alla ricostruzione di alcune figure di filosofi precettori del XVIII secolo, bensì riflettere, a partire dal loro ruolo all'interno di quel peculiare periodo storico e ambiente culturale che è l'illuminismo, riflettere in generale sulle dinamiche e sulle logiche della trasmissione del sapere, forme particolari del sapere itinerante. Intanto una visaglia del problema sta già nella fallacia della definizione. Di fatto parlare di filosofi precettori è come parlare di principi letterati come Marco Aurelio, Lorenzo de' Medici, o di generali contadini come Cincinnato, di architetti teorici come Le Corbusier, di studenti lavoratori, di modelle attrici e di preti cantanti. In realtà il primo e il secondo termine dell'endiadi non sono legati da alcun legame necessario, e il secondo è solo un attributo contingente e accidentale fra i molti che possono accompagnarsi al sostantivo portante, indicante lo status vero e proprio.
Di fatto, altro è essere un filosofo musicista come Nietzsche, altro un musicista filosofo come Wagner. A identità e parità di termini, il loro diverso ordine fa sì che le due definizioni, così come i due ruoli, siano tutt'altro che sinonimici e in nessun modo interscambiabili. Di più, e per inciso, se in entrambi i casi proviamo ammirazione per l'epiteto principale, spesso non si può nascondere un certo imbarazzo per il corollario. Credo avremmo tutti consigliato a Nietzsche di risparmiare al mondo le sue insipide composizioni musicali e a Wagner le sue scolastiche teorizzazioni sull'opera d'arte totale. Le difficoltà empiriche incontrate dagli intellettuali settecenteschi nelle loro vesti di educatori confermano a loro volta che non v'è alcun nesso logicamente necessario tra l'essere grandi filosofi e buoni precettori, ovvero tra possesso e trasmissione di conoscenza. Dionigi non fu certo il sovrano illuminato che Platone aveva sognato di forgiare, e Alessandro, uomo tutto azione e conquista, probabilmente reputava il suo precettore Aristotele un vecchio barboso, come ipotizzava Bertrand Russell, su basi che personalmente trovo molto verosimili. A sua volta Bertrand Russell, autore di fortunati trattati sull'educazione e fondatore di una scuola privata all'avanguardia di cui fu il direttore e l'insegnante insieme alla moglie, fu tra i pensatori del XX secolo che con maggiore convinzione assunsero il ruolo di educatore pubblico, invitando i contemporanei alla tolleranza, alla libertà di pensiero e di azione, all'amore universale, salvo poi fallire nei suoi affetti particolari e come educatore dei propri figli, i quali ebbero con lui un rapporto conflittuale difficile, soffrirono di crisi depressive continue e di ripetuti trattamenti psichiatrici. Una sorta di destino avverso e inesorabile sembra coinvolgere gran parte dei filosofi che furono ad un tempo educatori privati. Anche limitandoci al periodo in esame, il XVIII secolo, viene spontaneo chiedersi perché Locke abbia potuto influenzare in maniera così prodigiosa e permanente il pensiero metafisico, politico, morale, religioso, moderno e contemporaneo, ma non quello del giovanissimo suo allievo Lord Shaftesbury, il quale fu sì definito il gentile Platone d'Europa, ma non fu gentile col maestro, del quale parlò in toni nervosi e irritati, quali non è dato rinvenire in nessun altro luogo dell'intera sua opera, pubblica e privata. Condillac illuminò tutta Europa con il rigore e la purezza del suo pensiero critico, compose volumi ponderosi e meditati sull'educazione, trasfondendo in essi tutto il suo afflato libertario e progressista, per poi vedere con amarezza il giovane principe a lui affidato aderire a ideologie intellettuali e religiose, reazionarie e dogmatiche. L'influenza pubblica e privata dei filosofi precettori sembrano dunque procedere per vie e fortune eterogenee. Accogliendo le più rigorose istanze del falsificazionismo, cercherò dunque di trarre una regola da questa continua e inesorabile serie di eccezioni e di verificare se non vi sia un difetto congenito, come dicevo, nella struttura logica dell'idea relativa alla trasmissione del sapere. Il problema non è privo di certa urgenza storiografica, dato il peculiare orizzonte culturale entro il quale stiamo muovendo. Durante il secolo dei Lumi, almeno nelle nazioni filosoficamente all'avanguardia, varie idee convergevano nell'accezione cattolica, nel senso di comunitaria, di un sapere che dovesse diffondersi e trasmettersi col più ampio e non settario potere di penetrazione possibile. Alla battaglia dei filosofi settecenteschi per il progresso della ragione, come via la libertà, l'eguaglianza, la maggior felicità per il maggior numero di persone, erano intimamente connesse le idee di razionalismo, cosmopolitismo, enciclopedismo, di un sapere come strumento per la correzione morale e tramite privilegiato il progresso e la giustizia sociale, diffuso sulla scorta di ideali condivisi e sovranazionali. Tuttavia, cosa dobbiamo intendere per trasmissione di conoscenza? E cosa intendevano al riguardo i filosofi del Settecento? Cosa avrebbero dovuto fare esattamente? Educare cosa? Se pongo una domanda così ovvia, è perché credo che la risposta possa non esserlo altrettanto. E che la trasmissione o l'itinerario, in questo caso assai breve, del sapere, non possa ridursi in termini consolidati di educazione esclusivamente intellettuale o morale in senso lato, il saper vivere, le buone maniere, la conversazione, le lingue, l'amicizia, eccetera. In altre parole, per capire il relativo insuccesso dei filosofi precettori sui loro allievi e trarre da questo una lectio perennis, credo sia utile guardare la loro azione in relazione non solo alla ragion pura o alla ragion pratica, bensì al terzo e più enigmatico elemento del criticismo kantiano, il giudizio di gusto. Di gusto. Perché è ovvio che la trasmissione del sapere si concentra meno su un fenomeno volta a volta individuato che sul genere entro cui quel fenomeno trova disposizione, al modo in cui raccomandiamo ai nostri figli certi libri non perché si appassionino a quell'autore o a quel racconto particolare, bensì alla letteratura in genere.
Trasmettere conoscenze o saperi particolari risulta relativamente facile in presenza di soggetti dotati di normali facoltà di apprendimento e disposti a un'applicazione anche minima per un periodo più o meno esteso. La trasmissione è nella maggior parte dei casi destinata a un esito positivo, anche in assenza di un interesse partecipato da parte del discente. Abbiamo tutti studiato per qualche mese il manuale di guida in vista dell'esame per la patente, ma credo di non sbagliarmi nell'ipotizzare che nessuno abbia poi contratto un tale amore sviscerato per il codice della strada da farne l'oggetto di riletture appassionate e studi costanti come si fa con la Divina Commedia o l'Amleto. Di fatto, per trasmissione del sapere si intende l'infusione non tanto di conoscenze specifiche, quanto piuttosto del gusto, della passione, dell'amore per la conoscenza o almeno per certi generi di conoscenza. Si intende la capacità di suscitare la propensione, l'ammirazione, addirittura l'emulazione, nei confronti di quella forma mentis generale che consente volta a volta il reperimento e la definizione di conoscenze particolari. Ho detto gusto, passione, amore, desiderio. Tutte espressioni della sfera emotiva e sensibile, più che intellettuale. Allora, se le parole hanno un senso e non sono meri flatus vocis, quello che davvero risulta essere al centro della questione e causa del cosiddetto fallimento dei filosofi precettori è il paradosso che la trasmissione di conoscenza può attuarsi solo alle condizioni dettate non dal teoretico ma dall'estetico, come aesthesis, sensazione, del sentimento e non della ragione, e che l'educazione dell'intelligenza non può avvenire che dietro previa autorizzazione della sensibilità. In altre parole, l'educazione sentimentale, per parafrasare Flaubert, o l'educazione del cuore, come si diceva, è la causa non meno che effetto di quella intellettuale. L'importanza della seduzione estetica come strumento di comunicazione del sapere o di attrazione alla voluntas conoscendi fu fortemente sentito nel XVIII secolo. La quasi totalità delle opere figurative, letterarie, teatrali, per non dire filosofiche e storiche, come mostrano l'analisi della decadenza dell'impero romano di Edward Gibbon o la storia d'Inghilterra di David Hume, perseguivano il fine più o meno dichiarato di istruire dilettando, in aperto contrasto con l'abusata, e vorrei dire insensata, antitesi oraziana. Né menzionerò luoghi, ne avrei a profusione, nei quali proprio i filosofi precettori settecenteschi tradiscono l'ansia di educare attraverso forme apparentemente prive di vocazione o struttura didascaliche. Piuttosto credo che in questa sede sia utile osservare che quell'intento coinvolgeva non solo singoli individui come il giovane studente destinatario delle lettere di Shaftesbury o il protagonista del mastodontico trattato ad Usum Delphini di Condillac o il giovane gentiluomo corrispondente di Lord Chesterfield, bensì l'intera collettività. Proprio Lord Shaftesbury, l'allievo di Locke, fu tra i primi autori settecenteschi a richiamare l'attenzione degli intellettuali a lui coevi sul fatto che l'istruzione del pubblico e la divulgazione del sapere non possono prescindere dal compiacimento del gusto e che nessun amore per la filosofia, ad esempio, può essere comunicato o inoculato se non attraverso forme seducenti e retoriche accattivanti. L'amore di Shaftesbury stesso per la filosofia, stando alle sue dichiarazioni, non è effetto dei ponderosi trattati di metafisica del maestro Locke, né delle astruse teologie dei platonici di Cambridge, ai quali pure egli fu contiguo per un certo periodo della sua vita. Ad appassionarlo, dice, furono piuttosto la sottile e arguta ironia di Socrate, i dialoghi raffinati di Platone, svolti in radiose giornate di sole all'ombra degli alberi sulle rive dell'Ilisso, il cinismo temperato di riflessività e cordiale melancolia di Orazio, la tenera familiarità e il caldo affetto delle epistole di Seneca a Lucilio. Nessun gusto per la conoscenza avrebbe potuto a lui trasmettersi nei termini e nei modi del suo tempo, da lui decisamente censurati. Cito: «Lasciami compiangere la filosofia», scrive in uno dei suoi saggi più celebri, «l'abbiamo murata, povera signora, in università e conventi. Non è più attiva nel mondo e a poco servirebbe ormai riportarla sulla scena pubblica. Sofisti pedanti sono i suoi allievi prediletti, il sillogismo scolastico è il suo frutto migliore. La filosofia accademica ha un modo di procedere che poco si adatta al gusto del nostro tempo». Non voglio fare del facile prospettivismo, ma credo che lo stesso Grand Tour venisse intrapreso anche a questo scopo e dovesse servire nelle menti degli educatori settecenteschi ad appassionare i giovani alla storia, alla cultura, all'arte, attraverso un viaggio piacevole ed affascinante come quello sul continente e in Italia in particolare, osservando dal vero monumenti e siti di cui i testi di studio riportavano le memorie storiche e documentarie. I presupposti
C'erano tutti. Quale migliore occasione per evocare le gloriose gesta dei romani che portare i giovani sulle rive del Rubicone, in Campidoglio, nella piana pugliese di Canne? Senz'altro, passeggiare per le stanze vaticane poteva rendere l'idea del genio artistico degli antichi greci, oltre che di Michelangelo e Raffaello, meglio e più delle ispirate ed erudite pagine di Winckelmann. E non suonava più evocativa la lirica di Orazio, letta sullo sfondo del Sorate Candido di Nevi, o quella di Catullo di fronte al Lido di Sirmione ridente fra le acque? Il filosofo precettore Joseph Addison, che in Italia venne proprio come tutore e istitutore privato di un giovane rampollo dell'aristocrazia britannica, ebbe a dichiarare nei suoi Remarks on the Several Parts of Italy del 1705, cito: «Devo confessare, dice Addison, che non è stato l'ultimo dei miei divertimenti, durante il viaggio, rileggere le descrizioni letterarie dei posti in cui mi trovavo e confrontare l'aspetto naturale dei luoghi con i paesaggi dei poeti». Ma questi sono appunto i remarks di Addison, non del suo allievo. Il viaggio in Italia lasciò un segno profondo e certo evidente nei filosofi precettori, Hobbes, Shaftesbury, Addison, Berkeley, ai quali si devono celeberrimi resoconti divenuti ormai veri e propri classici della letteratura odeporica. Ma dei loro diretti allievi e dei ragazzi di cui furono gli accompagnatori in Grand Tour, a quanto mi consta, non rimane un rigo né un ricordo. Quel che importa, però, è che in tutti questi casi i maîtres à penser del Settecento appaiono più o meno consapevolmente avvertiti che la trasmissione del sapere non prescinde dalle regole del gusto o della passione o del piacere, e che per muovere la ragione occorre lo stimolo del sentimento. Hume dà una descrizione molto precisa del processo, sebbene in altro contesto, in un celeberrimo luogo del suo trattato sulla natura umana, dove afferma che la ragione ha solo funzione di guida in orientamenti sempre dettati da impulsi istintivi o naturali inclinazioni. Nel lamentare quanto sia erronea tutta quella filosofia che insiste sulla presunta superiorità della ragione sulla passione, egli sostiene, in primo luogo, che la ragione da sola non può mai essere motivo di qualunque azione della volontà. In secondo luogo, che la ragione non può mai contrapporsi alla passione nella guida della volontà. Fino a concludere. Non parliamo né con rigore né filosoficamente quando parliamo di una lotta tra la passione e la ragione. La ragione è e deve solo essere schiava delle passioni e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di servire e obbedire ad esse. Se l'intelletto non fa che rispondere ai dettami della sensibilità, se il sapere si regola sui meccanismi di una facoltà incoercibile come il gusto, fortemente radicato nella natura individuale e generatore delle inclinazioni e delle idiosincrasie soggettive, allora si comprende quanto complicato sia determinare una qualche influenza su chiunque. Non basta riconoscere razionalmente il valore di una causa per sposarla e farla propria. Occorre un'adesione più intima e spontanea, in presenza della quale, al contrario, ogni dettame della ragione è destinato a quel punto a cadere inascoltato. La ragione è spesso inerme di fronte alla passione. Riconoscere razionalmente la fondamentale importanza e l'astratta bellezza dell'algebra non è servito a fare di me un matematico, mentre ha fatto di me quel che sono la mia passione per la filosofia, coltivata contro i dettami prudenziali della ragione mia e più spesso degli altri. Possiamo accettare che ci vengano illustrati il valore e i pregi dell'amicizia, ma non di essere istruiti sulle nostre emozioni al momento di sceglierci gli amici. Il gusto è anarchico e i meccanismi che lo muovono sono misteriosi e umbratili. I piaceri dell'immaginazione e dell'intelletto crescono e prosperano in spazi ariosi e non recinti, e la volontà si piega volentieri solo al gioco che ha liberamente scelto. Qualunque azione coercitiva innalza le difese e la renitenza del gusto, che respinge ogni piacere gli venga imposto contro le sue propensioni. L'arte, sede privilegiata di espressione del gusto, lo insegna esemplarmente. Non c'è argomentazione o saggio critico o prova formale che possano convincerci a trovare bello un dipinto che al fondo e dopo tutto non ci piace. È come chiedere a qualcuno di amarci. Se quel sentimento non si è già formato spontaneamente, non nascerà certo in virtù della cogenza e persuasività delle nostre preghiere o imposizioni, le quali, casomai, sortiscono infallibilmente l'effetto contrario. Così, quando ci chiediamo perché i filosofi settecenteschi, che pure hanno ammaestrato il mondo e i secoli, che hanno cambiato le nostre vite, hanno reso le nostre idee più consapevole, i nostri pensieri meno banali, e lo fanno ancora oggi che siamo lettori avvertiti e intellettuali di professione, se ci chiediamo perché fallirono invece con giovani più indifesi e menti meno esigenti delle nostre,
Sappiamo a questo punto che lo stupore è indebito e la questione è mal posta, già che pone a confronto due ordini di gusto del tutto inconciliabili. Gusto collettivo e gusto individuale non rispondono infatti agli stessi criteri e alle medesime sollecitazioni, né il primo può concepirsi semplicemente come la classe di tutti i gusti individuali. In termini pubblici, i filosofi precettori non hanno bisogno di educare il gusto, ma di parlare alle intelligenze di coloro il cui gusto già li dispone all'accoglimento e alla valutazione della loro lezione. Noi siamo parte di quel pubblico, noi qui e adesso, che darebbe qualunque cosa per poter assistere almeno un paio d'ore alle lezioni di Locke o di Condillac o di Russell, ma solo perché siamo già mossi da preesistenti inclinazioni. Ad altri, ed è pubblico anche quello, non solo quelle lezioni, ma neppure quei nomi è probabile direbbero alcunché. Al rapporto fra educazione del pubblico e educazione dell'individuo, tema indubbiamente di grande fascino, dedicheremo però eventualmente un altro convegno o mi atterrò in qualche altra relazione. In questa, che ho il dovere di volgere alla conclusione, volevo solo cercare di trarre nuove suggestioni, non solo storiografiche, dall'esame delle figure e delle vicende dei filosofi precettori settecenteschi. E credo vi sia un'utile lezione nel riconoscimento, già in quei filosofi, del legame fra educazione intellettuale e gusto o sensibilità. Così come nella loro convinzione che all'efficacia dell'apprendimento contribuiscono i modi non meno della sostanza. La stessa esperienza empirica mi pare di ampia conferma a questo principio. Da semplice osservatore, non da pedagogo professionista, immagino non serva insegnare a un bambino l'amore per la matematica reprimendo la sua attrazione per l'arte, come consiglia Locke. Questo gli ispirerà non la passione per i calcoli, ma solo il desiderio di non essere scoperto quando disegna. Rousseau ricordava che il giovane ha uno spirito mimetico. Se si vuole che sia intellettualmente vitale e appassionato, lo sia il precettore col suo esempio. Al modo in cui, se si vuole che sia franco e cordiale, occorre esserlo prima di tutto con lui e poi con gli altri di fronte a lui. Sii virtuoso e buono tu stesso, consigliava Rousseau nel secondo libro dell'Emilio, e gli esempi che darai si imprimeranno nella memoria dei tuoi allievi e a tempo debito anche nel loro cuore. Di fatto, se il possesso di conoscenza non si traduce in una superiore umanità che il giovane possa apprezzare o ammirare nel precettore, se le parole di questo contraddicono le sue azioni, se il suo invito allo studio non si accompagna a un reale interesse nel promuoverlo, il ragazzo farà quello che vede, non quello che gli viene detto. Si fiderà istintivamente più dei suoi occhi che delle parole dell'altro. In una parola, crederà a quello che sente e non a quello che gli viene spiegato. Non so cosa si insegna in pedagogia riguardo all'educazione intellettuale, ma so cosa si impara in estetica riguardo al gusto e alla sensibilità. È dannoso, per i motivi che abbiamo illustrato, esercitare forzature. Se lievi, producono un male trascurabile, ma nessun beneficio. Se gravi, possono ingenerare infelicità e repulsione, più o meno manifeste. E non è detto che l'una e l'altra si ritorcano contro il cattivo maestro che le infligge. Talvolta vengono subite come inevitabili e forse anche giustificate da un'intelligenza che il ragazzo si convince a essere inadeguata. Il brutto è che si insinua nel ragazzo l'idea che sia odiosa la materia incarnata da quel docente, e questa è un'osservazione banale. Ma anche, in maniera più indiretta e meno ovvia, che sia giusto forzare la natura altrui nel nome di qualche ideale e infliggere costrizioni allo scopo di far rispettare l'autorità. E le conseguenze di questi fatti possono andare molto oltre quel che è possibile preventivare. Grazie. Molto. Ringraziamo molto il professor Gatti per questa suggestiva, devo dire, interessante relazione. Questo problema appunto del, come dire, filosofi precettori, è vero, è il significato del, è la ragione poi di questo, del fallimento. Molto, molto belle queste sue osservazioni sul gusto proprio, sul gusto in senso complessivo, generale, è vero, e poi questa invece, come dire, dissonanza, questa frattura con, vero, il passaggio nella trasmissione del sapere che non riesce, non può, cioè che chi riceve non accoglie poi, è vero, quindi respinge questa, molto, molto interessante come riflessione anche, è vero, nel quadro poi della cultura inglese, è vero, della cultura che lei conosce.